felice. Se sei felice, tu lo sai battere le mani. Allora, 3, 2, 1. Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale, ma soprattutto benvenuti e bentornati in questo nuovo video con ospite a tema lolloso, lolloso. Lo so che non vedevi l'ora di fare un altro video a tema LOL. Ormai non ci ho dormito questa notte. Ormai piacciono anche a te queste bamboline, vero? Tantissimo. Allora, ho comprato Crea 1000 profumi collection LOL e ho preso su quella con Bonbon, che è la mia preferita. Ita. È bellissimo, vediamo cosa dovremmo fare. Sei curioso? Se c'è da creare dei profumi, ci saranno da creare dei profumi. Sì, il problema è, saremo capaci? Comunque c'è scritto 100% naturale e sicuro, quindi per i bambini va bene. Però prima di cominciare, se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video e soprattutto lasciate un bel like. Allora, visto che io sono tutto lo studi davanti allo specchio queste cose? No, perché? Allora, dobbiamo... Oh no, professionista. Professionista, ormai nan. Allora, vediamo se riesco. Non ha ancora capito quando c'è dello scotch, deve prendere il tagliarino, però no, è professionista. Guarda che viene via. Vedi, guarda. Ecco. Ce l'ho fatta senza chiedere l'aiuto da casa. Allora, apriamo e vediamo cosa troviamo dentro. Allora. Allora, busta blu, una numero busta. Uno. Busta blu, numero un'altra due. Busta. Istruzioni per l'uso. Mi dice di collezionarle tutte e poi è vuota. È vuota, perfetto. Ma scusa, il video è finito. Aspetta un attimo, perché non ho capito, scusa, come. Cioè, allora, due buste. Allora, qua c'è una roba rigida. Rigida. E qua ci sono delle boccette. Ma vuote. Ma scusa, io come faccio a fare i profumi se sono vuote? Te li fai tu! Ma in italiano? Scusate, perché qui c'è scritto hai elaborato sinfonia di profumi, ok. È una professionista. Ok, allora qua ci sono. Prima tutto. Qua, è come faccio a studiare sigillato. Vabbè, ci sarà qualcosa. Comunque, qua c'è l'italiano, quindi c'è teniamolo l'italiano. Aperto. Adesso direi di andare a scoprire cosa c'è dentro questi sacchetti. Sì. Tu vuoi aprire questo o questo? Lo stesso, uno. Uguale? Lo apri tu, lo apri io. Ce la faremo senza forbici. No. Fai anche le borsette con questo. Vabbè, vai a prendere l'armese. Vado a prendere l'armese. Ok. Torno subito. Professionisti. Impreparati. Andiamo con quello. Fai vedere. Guardi. Tagliarino. Allora. Attenta al dito. E la prima è aperta. Ci sei? Allora, vediamo cosa c'è nella tua. Cos'è? Prova ad aprirlo. Senti, ma che roba è? Aspetta. Non si apre neanche. Ecco. Ah, okay. Che bello! C'è Bonbon! Ma cos'è? Non lo so. È un piano di appoggio. Andiamo. Proviamo a costruirlo così. Andiamo a sentire. No,
Sì, no. Ci sono le pieghe. Quindi... Ah. Ah, ok, sì. Vabbè, ah. Questa la mettiamo qua. E scusa, questi? Questi. Ah, guarda, sono... ci sono i... Gli utensili. Però l'hai messa fuori. Aspetta, sono... E dove si attaccano questi? No, comunque non sono utensili, sono due biberoni. E dove si mettono? Boh, li appoggiamo qua vicino a lei, dai. Uno e due. Vabbè, all'inizio quelli diciamo mettiamo che... lì. Allora, questo non ci serve più. Via. Allora, scopriamo cosa c'è qua dentro. Allora, la prima cosa che ho trovato è questo nastrino. Un nastrino. Di raso, rosa, carino. Poi... Una pipetta. Un clistere. Una pipetta! Non si può, una pipetta. Neanche clistere si può dire. Una boccetta senza tappo. Sì. Caramello. Caramello. Qua c'è del liquido. Il caramello. Poi, solvente alimentare. Alimentare? Ma non è che, non è che si mangiano queste cose? Assolutamente no, non sono da mangiare. Poi... Forse questo sia attacca. Un pezzo qui. No. No? Vabbè, comunque è uno spruzzino. Ah, forse questo. Quello. È ok. Ok, abbiamo trovato questo, lo spruzzino. Ok. Sì. Un tappo, probabilmente di questo, sì. Sono smontati. Ah, c'è l'ultima cosa. Cioccolato. Quindi ecco, cioccolato quindi... e caramello abbiamo trovato come... E basta, basta, finito. Quindi ne comporremo una quantità allucinante solo con questo. Mi sa uno. Questione di concentrazione. Allora, vediamo. Allora, intanto tu hai caramello o cioccolato da tenere come dal tuo lato? La male uno. Va bene, allora io ho cioccolato, lui ha caramello. Poi il solvente alimentare lo tengo io, questo perché è la boccetta. La boccetta vuota mi dai, non ho capito. E ti do anche lo spruzzino, io tengo la pipetta. Allora, vediamo di capire le istruzioni, ragazzi. Ci vediamo tra un anno. Allora, no, dobbiamo leggere anche loro. Sì. Sinfonie di profumi. Lo stai facendo? Lascialo lì, non romperlo prima ancora di utilizzarlo. Una sinfonia. Un buon profumo è come una bella musica che viene ascoltata con il naso anziché con le orecchie. Come nel mondo musicale, anche in quello dei profumi esistono delle note. A ciascuna di esse corrisponde una particolare sensazione dell'olfatto. Gran parte dell'arte profumiera consiste nel comporre sapientemente le note olfattive per creare sinfonie di fragranze da applauso. Esistono tre tipi di note. Note di testa. Sono le note che lasciano la prima impressione, sono piuttosto intense ma svaniscono in fretta. Giusto il tempo di attirare la nostra curiosità e invogliarci a provarle. Sono fresche, vivaci e frizzanti. Ok? Ok. Note di cuore. Sono note più potenti e, come suggerisce il nome, rappresentano il cuore del profumo. Non sono volatili come le note di testa e quindi restano di più in un... di più. In un profumo sono quelle che contribuiscono a lasciare la scia, sono decise, ricercate e penetranti. Note di fondo sono quelle che resistono più a lungo e danno personalità al profumo. Richiamano fortemente le fragranze della terra e del legno, ma anche il particolare aroma delle spezie. Ma noi qua non ce le abbiamo le spezie. E neanche il legno, abbiamo il cioccolato e il caramello. Vabbè. Se me lo dicevi portavo... Di cosa sa esattamente un profumo? Se lo chiedi a un profumiere potrebbe dirti, per esempio, che è fruttato, ma anche un po' ciprato. No, cipriato. Con qualche nota fougère. Abbiamo studiato... Ma voi facevo studiare una cosa sigillata. Vabbè, ma da dove vengono tutti questi nomi? Si tratta delle famiglie olfattive, una specie di sistema di riferimento per descrivere i profumi. Sono categorie... Scusate, però è un po' lungo. Allora, lasciamo stare. Allora, poi qua c'è famiglia e esempi di fragranza. Vabbè, questo lo lasciamo perdere. Il laboratorio delle profumerie, ecco, non interessa questo. Vediamo quante pagine sono. A due.
Quante pagine vuoi che siano? Ci sono due cose di cioè, più che altro c'è da capire il solvente alimentare. Sì, serve per comporre. Allora, iniziamo a leggere le istruzioni. Allora, ora che abbiamo esplorato il variegato mondo dei profumi, siamo pronti per entrare in laboratorio e crearli. Ecco alcuni esempi, alcuni consigli che ti saranno utili prima di iniziare. Mantieni puliti i tuoi strumenti di lavoro, a partire dalle mani. Tu stai già sporcando tutto. Butta giù, metti giù, prendiamo un po' di... un attimo solo che ci disinfettiamo le mani. Vai. Prendi... Andare in sala operatoria. Dai, mani Ok, pulite, mani dici. disinfettate, più o meno. Prima di preparare un nuovo profumo, lavati bene le mani, assicurati che strumenti e contenitori siano ben puliti, non scordare di annusarli, qualche gocciolina di vecchi profumi potrebbe contaminare la nuova creazione. E questi sono nuovi, quindi non dobbiamo annusarli. Passaggio numero 2. Procedi per gradi. Beh, fin qua. Allora, il profumo è qualcosa di molto personale. Non è detto che le tue creazioni ti piacciono al primo tentativo. Quindi ti consigliamo di preparare prima un campione, cioè una piccola quantità di profumo che ti permetterà di capire se la ricetta è quella giusta. Ti spiegheremo come fare. Va bene. Passo numero 3. Vediamo Non se lo aspettare fa. troppo tempo per utilizzare i profumi che preparerai. Non dimenticarti che dei profumi che realizzi a lungo andare potrebbero deteriorarsi. Non è necessario preparare ogni volta un flaconcino pieno, il nostro consiglio è di creare quantità ridotte da utilizzare subito. Quindi ogni volta doniamo. Però Annota le non tue hanno ancora detto. personalizzazioni. Non Qui. è necessario seguire alla lettera le nostre ricette. Fai tutte le variazioni che ritieni opportune, ma ricordati di annotare così potrai riutilizzare la volta dopo. Sì, non hanno detto niente su come farli finora, Un però. attimo, guarda, qua ci sono i dosaggi. Allora, una questione di concentrazione, quindi dobbiamo essere molto concentrati per preparare il profumo. Chi realizza profumi è un po' chimico, perché un profumo non è altro che una soluzione di sostanze odorose, essenze e aromi, in un diluente, cioè un'altra sostanza che serve a dare la giusta intensità al profumo. Il diluente può essere un alcol, un olio o anche acqua adeguatamente trattata. Senza un diluente il profumo sarebbe così forte da risultare fastidioso. Cosa stai Lo facendo? sto aprendo. Ma chi ti ha detto di farlo? Non Non siamo ancora a quel si apre passaggio. neanche, come si Ma apre? aspetta! Ok, si è aperto. No, scherzavo. Ah, come in una ricetta di cucina, il primo segreto per la buona riuscita di un profumo è la scelta degli ingredienti e il loro dosaggio. Non a caso sono proprio le proporzioni fra essenza e diluente a fare la differenza fra un tipo di profumo e l'altro. Esistono profumi molto concentrati, come i parfum, dove la percentuale di essenza presente è piuttosto alta, fino al 40%. Altri invece contengono meno essenza e risultano più delicati, come l'eau de toilette. Maggiore la concentrazione e più il profumo sarà intenso e duraturo. Sì, non ci riusciamo neanche Sì, a aprire. ma non siamo ancora a quel punto. Allora. Tipi di profumo, eau de cologne, concentrazione di profumo una goccia, eau de toilette, concentrazione di profumo 2 gocce, eau de parfum, concentrazione di profumo 3 gocce, parfum 4 gocce. Fin qua ci siamo. Ok, siamo arrivati. Possiamo decidere di fare o il profumo eau de cologne o il profumo eau de toilette. Quindi tu Cosa quale vogliamo fai? usare? Tu la toilette. Allora, io Allora, dobbiamo agire insieme. Facciamo la boccetta. Sì. Prendi 3 ml di solvente e versali nella boccetta. Aggiungi 2 gocce di aroma, chiudi la boccetta con il tappo e agita bene. Se il campione ti soddisfa, puoi preparare ancora un po' di profumo. Inizia aggiungendo 6 ml di solvente e 4 gocce di aroma. Prepara
Prosegui con queste dosi finché non avrai preparato tutto il profumo che ti serve. Allora, iniziamo con la pipetta. Quindi, pipetta 3 ml fino qua, cioè tantissimo. Vediamo se riusciamo. Ma non possibile, no? Eh sì. Ma è tantissimo. Però qua c'è scritto 0,5 ml, quindi qua c'è il 3. Wow. Ma cioè, problema... meno male che era una prova. No, ma il problema è che io non riesco... Vediamo. Non riesci? Ah, ok. Ok. Dai, buttiamo sto... Ok, abbiamo messo... Il piccolo chimico, non era mica meglio. Questo non ha odore. Ok. In genere il solvente... Abbiamo messo il solvente. Adesso dobbiamo aggiungere l'aroma. Se riesco a aprirlo... Vediamo. Aperto. Ce l'hai fatta? Questo abbiamo allora, già quante gocce? Due gocce. Uno, due. Agitiamo. Giusto? Chiudere la boccetta prima. Vabbè, quella... C'è. No, sì, questo è quello del solvente. Agitiamo. E adesso lo sniffiamo. No, ma voglio agitare anch'io un po'. Sai che te lo metti tu addosso quel coso di vero? Boh, dai, basta! Okay. Dopo lo agiti troppo. Siamo a posto? Sì, vediamo. Ha fatto le bolle. Annusiamo. Quindi abbiamo messo il caramello? Sì. Non è male. Io proverei a fare un esperimento. Prima proviamolo così, no? Sulla pelle. Ah, vuoi provarlo? Adesso puoi provarlo tu. Sì, è molto, 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 molto delicato. Io sento poco. Allora, direi di provare ad aggiungere... E tu non te lo metti? No. Ok. Cioccolato. Cioccolato. E poi aggiungerei ancora un po' di caramello io. Ok, stiamo facendo un po' occhio. Perché gli butti ancora? È perché c'è da... Ah no, è più concentrato così, va bene. Basta mettere il solvente. Ma serve? Poi aggiungerai ancora un po' di cioccolato. E gli mettevi meno solvente? E ancora un po' di caramello. Ok. Agitiamo. Agita il gusto. Prego, puoi agitare anche tu. Guarda il Ferrero Rocher. Abbiamo fatto il profumo del Ferrero Rocher. Cavolo, non so, di cioccolatino? Mm.
Io sento poco, non è molto forte. È un po' anche della vaniglia. Vabbè, allora, questo test l'abbiamo fatto. Adesso proviamo a fare il test anche qua? Cioè? E proviamo a fare un po' di profumo lì. Anche qui. Mettiamo un po' di profumo anche lì. Allora, procediamo sempre col solvente. Senti, mettine di meno di solvente. Ascoltami, mettine meno. E adesso lo sbombiamo di caramello. Ma dopo... E di cioccolato. Vai. Dai, cioccolato. Anche il cioccolato. O proviamo così, col caramello e basta. Proviamo solo caramello adesso. Possiamo provare solo cioccolata. Ma l'abbiamo provato prima. Ormai non abbiamo più contenitori. I contenitori sono stati molto... Quanto è costata sta cosa? Non mi ricordo un po' che l'ho presa. Poco, spero. Agita? LOL. Pronta? Buono! Buono, l'ho fatto io. Ho detto che c'era troppo coso. Allora, direi che il caramello è decisamente meglio del cioccolato, comunque. Allora non dobbiamo rovinare, questo lo tieni, ci esce sabato sera. Allora facciamone di più, scusa. Se vuoi farne un litro? Aggiungiamo? Ma dopo le dosi, non so, io sono stato scientifico, Sì, quindi quante... Ah bene, c'è cioè, le istruzioni, annotate. Noi facciamo... Un po' così. Viene. Comunque, secondo me questo, sai a cosa serve? Mm. Praticamente tu dai un nome al profumo, sì, poi lo attacchi alla boccetta e gli attacchi uno di questi, vedi? Ah, ecco, quello servivano. Poi li metti dentro qua. Vedi, così. Guarda che carina la boccetta col biberon. Dai, ci sta. Mm. Non è male questo giochino qua, però la cosa più bella è Bonbon. Per i bambini ci sta, però mi piacerebbe trovarne uno magari un po' più da adulti da provare, cosa dici? Ma no. Fatemi sapere nei commenti se c'è qualcosa da adulto di questo genere da provare. Voglio il piccolo chimico. Piccolo chimico. Vabbè ragazzi, fatemi sapere se voi avete mai provato questo kit delle LOL per divertirsi, così dai, ci può anche stare, non lo so. Alla fine abbiamo fatto... un dito di profumo misto Stifoso. E un dito di profumo al caramello, che non è venuto mica male. L'ho fatto io. Bisogna andare un po' per tentativi. Sarebbe stato molto curioso provare magari anche con non so, degli altri gusti. Ci sono solo questi. Sì, perché io ho scelto bonbon, però c'era anche rosa, violetta, cioè c'erano diversi gusti. Ci hanno messo dei gusti un po', poi c'è il caramello. Sì, caramello e cioccolato. Forse se era qualcosa di fiori era meglio. Forse possiamo insaporirci le torte. Non penso. Va bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like. Se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video. Io vi mando un bacione e ci vediamo in un prossimo video un po' meno profumato di questo. Ciao!